Salve a tutti amici e amiche di Andrew Channel e bentornati a un nuovo episodio dedicato alla nostra serie preferita, la nostra serie impossibile, con la Persia di Ciro, nella serie di Civ 6. Nello scorso episodio ero giù di morale, in questo un po' di più, no, ne scherzo. In realtà credo di poter... Wow! Questo non me l'aspettavo. Credo di poter tranquillamente conquistare l'Arabia per poi iniziare a pensare come si può fare per attaccare Roma, che al momento, diciamolo, ci sta un pochino sorpassando in termini di forza militare, di tecnologie, di tutto, di tutto. E in più ci bullizzano pure, guarda un po'. La cosa positiva è che i romani li abbiamo già incontrati, abbiamo dichiarato guerra, fatto pace bianca e abbiamo rovinato le relazioni come c'era da aspettarsi, ma non abbiamo subito, come dire, dei danni troppo grandi. Adesso il Cairo si ribella fra un turno, quindi tiriamo fuori il nostro cavalierino errante e prepariamoci perché dovremo riconquistarla. Ad ogni modo, iniziamo anche a prepararci per la distruzione delle altre città. Ok. Boom! Buttiamo giù l'ultima nave pirata qui a Sharik Kumis e andiamo a vedere un po' quali sono le tecnologie che ci servono di più. Io direi il volo per la vittoria militare, ma anche l'elettricità per poter poi utilizzare le navi avanzate e la conversione al petrolio. E Ironclad. Andiamo di energia e vapore e poi volo, per favore. E dai, devo cliccare su Shift per fare la beeline. Va bene, le abitazioni sono buone, ripariamo il faro di Sheri Kumis. Completate l'arena. Adesso è il momento di costruire i laboratori di ricerca. Abbiamo la possibilità di comprarne un paio con la tecnologia, con la fede, scusate. E poi procederemo a costruire gli altri. Ok. Avanti così, intanto Damasco si piglia le bombarde, anzi Sanaa si piglia le bombarde, Damasco si piglia i colpi di cannone delle nostre navi e adesso il Cairo torna a essere un pochino ribelle. Mannaggia la pupazza. Allora, torniamo a casa a ripararci. No. Prendiamo il Cairo. Aspettate perché io credo di avere con Boudicca una possibilità. Quella di conquistare l'unità dei barbari. Il problema è che queste non vengono considerate unità barbare, ma città libere, un'altra volta. Tutte le volte mi dimentico di questa piccola cosa. Tieni la città, non possiamo fare altrimenti. Ok, e Sheri Kumis adesso ha di nuovo dei fottutissimi barbari che attaccano. Ok, non possiamo fare ovviamente navi. Andiamo a lavorare ad un'unità da tiro, un cannone da campo, in modo da poterli distruggere anche dalla distanza. Il Cairo mi dovrebbe, come sempre, riparare il monumento. Qui abbiamo un apostolo che può scendere a darci una mano. Ok. Ora il medico rimane fermo. Il nostro buon Fante sicura. Sconfitta rovinosa, ma come fare altrimenti? Non lo so. Curiamoci finché non abbiamo la cura totale, veramente, perché altrimenti non so dove sbattere la testa. Con queste unità sempre un po' malaticce. Mi hanno distrutto una bombarda, ragazzi. Non butta male, butta malissimo. Non so come abbiano fatto, ma questo significa una sola cosa, proprio Inshallah. Porca miseria.
Praticamente buttiamo all'attacco frontale tutte le nostre unità nella speranza di radere solo le città islamiche appena possibile. Le città arabe, volevo dire. Borsa di studio completata, vai di ricerca, qui attacca. Agenzia di intelligence completata, vai di laboratorio di ricerca. Questa spia mi va direttamente nella capitale di Roma, che è Niani. No, scherzo, non è Niani, è Roma, ma non vedo Roma, quindi andiamo a Niani. Sranka fa un laboratorio. Qui scendiamo con una nostra bombarda. Titolo governatore, promuoviamo più d'oro per cittadino. Reina, ottimo. Turno successivo. Ragazzi, Sana e Damasco hanno le mura, questo è il problema. Le mura dentro le unità a difendere, quindi dobbiamo spingere per radere solo questa robaccia e poi portare a casa la vittoria. Quello che mi piace delle città è... Ok, lasciamo perdere. Il Cairo adesso torna indipendente, lo lasciamo indipendente perché non ho tempo da perdere, la prenderemo dopo. Dobbiamo chiaramente abbattere le difese, prima di tutto. Perfetto. E a nord, a Pasargade, possiamo fare delle navi? No, non si può. E allora andiamo a lavorare a delle unità come i cannoni da campo, avanti. Grandi personaggi, avremo Tesla. Non posso ingaggiare la Leaky perché dovrò prendere il prossimo scienziato, ma va bene. Ah, perfetto, la nostra corazzata si può curare e magari anche prendere una bella promozione. Ok, nuovo turno, il Cairo ovviamente si... Oh, Alessandro! Alessandro Magno, è un onore incontrarti. È un onore incontrarti, Alessandro. Un altro leader che mi dicono essere poco militareggiante. Guarda la sorpresa. Perché la sfida è la sfida, io non mi tiro indietro. Non mi tiro indietro, dichiaro guerra anche a lui. Credo di aver incontrato tutte le civiltà in gioco, perché poi Roma ne ha pappata un'altra, che era il Mali, se non ricordo male. Scusate. Perfetto. E niente, sta cosa qui va a curarsi a sua volta. Intanto continuiamo a battere le difese di Damasco. Magari riesco a portare un po' di truppe in più. Ottimo. Bene. Sana'a e Damasco adesso hanno le difese a metà, ma io inizio a perdere uomini. Vogliono la pace, io voglio eliminare dalla faccia della terra. Diciamo che sono degli obiettivi un pochino contrastanti tra loro. È discutibile che lo È mantenga. discutibile, sì. Grande personaggio, Tesla, lo ingaggiamo. Tesla, lo andiamo immediatamente a piazzare nella zona industriale di Sherikumis, più due produzione e range più ampio. E procediamo. Perfetto. Ora. Dai che Damasco la facciamo cadere. E anche Sana'a. Dai che ce la facciamo. Forza! Tutta una questione di volere, volere e potere. Ah, aspettate! Tanto qui abbiamo una bombarda che... Scusate, ma...
è un aiuto notevolissimo, perché adesso mi abbatte le mura nemiche. Ah, caspiterina, una nave da guerra araba. Caspiterina. Competizione, vabbè, universale me ne importava pochissimo. Ok, qui attacchiamo con tutte le nostre forze. Ne distruggiamo Damasco. Vai, perfetto, perfetto, perfetto. Ragazzi, Damasco è stata rasa al suolo. Rimane soltanto Sana'a e poi il Cairo da riconquistare. E poi gli arabi li abbiamo sistemati. Che meraviglia. 800, fatemi prendere Patna e fatele comprare... Non ha ancora... Caspita... E va bene, allora Patna facciamo prima l'università e poi faremo il laboratorio di ricerca, avanti. Tanto meno Daro deve diventare zoroastriana. E tu, boh. Devi scomparire, avanti, turno successivo. Perfetto. Perfetto. Allora, a Roma abbiamo una spia... Contattare gli informatori è il 100%, rubare un impulso è il 50%, contattiamo prima gli informatori aniani. Mamma mia. Intanto queste fregate... Merda! Queste fregate possono diventare navi da guerra. Ma una volta che avremo il totale controllo di questo continente... sarà più semplice. Una volta che avremo questo sarà più semplice. Allora, il giocatore prescelto perde 3 punti di vittoria diplomatica. Lo assegniamo a Wilfred Laurier. Andiamo avanti. Tanto non penso che cambierà molto. Veramente, ragazzi! Abbiamo abbattuto 3 punti di vittoria diplomatica a Laurier. Saladino ha le rotte migliori e le città-stato militariste danno qualche problemino. Vabbè, chi se ne frega. Buono. E Sana'a. Diavolo, diavolo, diavolo. Io ero già pronto per dire e Sana'a cade. Intanto attacchiamo il Cairo, per favore. E non cade. Cannone da campo completato. Ricominciamo ad aggiustare questo benedettissimo porto. Per cortesia. Guardate, abbiamo delle trade route da fare, dei lavoratori da reclutare, eccetera, eccetera. Intanto una bella corazzata, non ce la leva nessuno. E qui c'è veramente da andare ad attaccare il Cairo. Rapidissimi con tutte le nostre forze. Turno successivo. Qui perdiamo un sacco di unità. Cioè proprio non c'è niente da fare. Qui perdiamo un sacco di unità. Dobbiamo prendere il carro e distruggere Sana'a. E poi praticamente iniziare a spammare colonist come se non ci fosse un domani. Mentre in tutto il resto del paese poi dobbiamo dedicarci solo ed esclusivamente alla scienza. Grandi scienziati, Amai, guadagni 400 scienza per ogni casella di foresta pluviale. Assolutamente sì! Scusate. Cioè... Uno, due, tre, quattro. Questa mi sembra la casella migliore, però fatemi vedere. Uno, due, tre, quattro. Anche questa è buona. Dove il capo è finito? Vabbè. Porto, ripariamo il faro. Avanti, mura medievali andate, laboratorio di ricerca. I laboratori Garnier. Qui curiamo la corazzata. E... Ok, nuovo turno. La bombarda attacca Sana'a. Radiamo solo la città di Sana'a. E la rabbia viene completamente distrutta.
La rabbia prova rabbia. Più 5 punteggio epoca. Oh yeah. Vadi al suolo. Il prossimo turno prendiamo anche Cairo, editore. Va bene, ragazzi. Wow, dei medici? Accettiamo la pace. Andiamo in pace, dei medici, andiamo in pace. Il Cairo. Yes, ragazzi. Tieni la città. Ah, abbiamo il Cairo. Allora, adesso bisogna aggiustare un po' di cosucce, monumenti e cose varie. Però la cosa più importante, secondo me, sarà convertire il Cairo finalmente alla religione zoroastriana. E che voleva l'Islam nel mondo? Turno successivo. È andata, ragazzi. La conquista del continente è andata, la superiorità del continente è andata. Adesso si apre una nuova sfida, completamente diversa. Faremo una fatica pazzesca. Diavolo! Ma seriamente? Ma da dove cavolo arrivano? Da dove diavolo arrivano? Qualcuno me lo può spiegare? Sono veramente arrabbiato. Mamma mia. I barbari sono una cosa orrenda. Ok, da quanto stiamo registrando? 16 minuti? No, beh, abbiamo ancora un po' di tempo. Abbiamo ancora un po' di tempo, perfetto. Qui abbiamo una corazzata che si può muovere allegramente. Andare alla ricerca adesso di questi barbari fetenti. Scusate, Qui che cosa abbiamo? Una rotta commerciale che ripetiamo perché da 6 oro e tanta produzione a Susa, che sta terminando adesso il laboratorio chimico. Tanto cerchiamo di convertire al massimo il Cairo. Io qui mi prendo 400 di scienza per ogni casella, quindi 4, 8, 16, 1600. E andiamo direttamente poi anche all'elettricità. Avanti così. Possiedi 3 corsari. Ah. Non ho parole. Porca puttana, non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Allora, facciamo un porto per favore anche a Pasargade adesso. Non posso. Ho bisogno di gold. Allora, in un turno... recuperiamo una borsa di studio e poi facciamo il porto. Qui terminiamo la corazzata, per favore. E qui abbiamo una fabbrica, dobbiamo lavorare ad un costruttore. Qui dobbiamo lavorare ad un costruttore. Qui il costruttore già c'è, ha fatto riparazione, mi lavora la foresta. E noi qui continuiamo a gironzolare alla ricerca di questi benedetti pirati. Alessandro, lo possiamo pacificare fra 4 turni, ok. Muy buono. Muy bueno, ok. In realtà non ho niente da distruggere, niente da recuperare. Adesso iniziamo a tirare su una flotta di quelle che, ragazzi. Ragazzi, una flotta che l'invincibile armada ci spiccia a casa. Sherikumis, allora, benissimo, abbiamo le nostre due navi, ripara il faro. Questo che cos'è, il Canada, vabbè. Ok. Questa boutique che cosa fa? Converte un'unità barbarica adiacenti. Grazie. Se trovassimo questo maledettissimo campo, qui c'è un ranger. Chissà da dove arriva. Cioè, faccio un po' fatica. Magari qui c'è un campo. Ok, forse abbiamo trovato il campo dei barbari. Ok. Adesso Pasargade.
Mi ottiene questo territorio. Andiamo al turno successivo. Riusciamo a fare un porto, sono veramente fortunato. Ottimo. Turno successivo. Intanto abbiamo qua tre corazzate pesanti e una leggera che andremo a potenziare. Dobbiamo continuare a costruirne. Continuare senza fermarsi. Ma ui, ragazzi! Facciamo fuori i Barbarozzi, però con un po' di attenzione perché hanno i bazooka. Caspita. Caspita. Cantiera ripara. Laboratorio completo. Bene, fai la centrale a carbone perché dobbiamo inquinare al massimo. Non perché sono cattivo, ma è il mio obiettivo di sfida. Shellbrook ha dentro un bel frombolier a difendere. Siete in una botte di ferro, dicono, no? Perfetto. Eccoli dove sono. Mannaggia loro. Eccolo il campo barbarico che spona i ribelli. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Attenzione perché qua c'è da divertirsi. Boom. Ammazza se c'è da divertirsi. Perfetto. Allora, andiamo direttamente verso, ragazzi, le armi combinate perché dobbiamo andare a prendere l'uranio. E qui direi di andare subito su una centrale a petrolio. Anche se dovrei costruire le navi, lo so, ma le centrali a petrolio sono la priorità perché devo inquinare. E questa è la sfida. Non posso mettermi a fare altro quando posso inquinare. Ok, intanto il Cairo. Cresciamo, ripariamo la città che diventerà pian piano grande nel tempo. Alessandro, ancora un turno, vediamo se poi accetterà la pace. E poi i prossimi obiettivi, ripeto, cercare di fondare più città possibili a sud e magari con la fede cercare di lavorare anche alla scienza. Adesso Se fossi stato presente alla... cambiamo tutte le politiche. Guerra totale la eliminiamo e piazziamo un bel più attrattive nelle città con guarnigione. Questo rimane, il commercio triangolare può rimanere. Confermiamo, andiamo a scegliere la produzione. Laboratorio a Tarso, perfetto. Lavoriamo alla borsa. Perfetto. Miglioriamo Lisbona con i soldi. Cos'è qua? Ai siti archeologici mi interessa relativamente poco. Perfetto. Ok. Siamo a Roma, possiamo rubare un impulso tecnologico con un 74% di possibilità, proviamoci. E non dimentichiamoci che potremmo entrare in un'età eroica se facciamo soltanto 3 punti epoca. Alla prossima. Ok. Bene. Tanto dovremmo avere un'altra missione scientifica che ci darà un po' di boost per i grandi scienziati. Attenzione alla bombarda. Eccoci qua. E adesso proviamo a vedere se ci sta un bel porto. No, non riusciamo. È un peccato, ma non riusciamo. Bacti può però fare scienza. Qui abbiamo due corazzate pronte, andiamo sul laboratorio di ricerca che in realtà, scusate, compriamo. E quindi qui andiamo su. Avrei voluto fare un porto, ma pazienza. Un commerciante.
1 e 2. E con questo praticamente andiamo a 5 unità, se non sbaglio. Tanto tutta questa è Roma, ragazzi. Da mettersi le mani nei capelli. Adesso facciamo un po' il riassunto della puntata. Vittoria scientifica, siamo in seconda posizione. Abbiamo superato il Canada ampiamente, 155, noi siamo 296 con 49 tech, loro 44. La Macedonia ha 49 tech come noi, ma producono 170, noi 296. Roma ha 56 tech, ma produce 328. Ci stiamo avvicinando moltissimo alla produzione tecnologica romana. Quindi non disperiamo, perché non si può mai sapere. E Roma intanto a 9 punti diplomatici su 20 di vittoria? What? Questa cosa mi fa un po' paura, però. Amici, io vi ringrazio per essere rimasti con me in questo episodio. Vi chiedo come sempre di lasciare un pollicione in su se il video vi è piaciuto. E ci diamo appuntamento alla prossima. Ce la farò a vincere questa sfida? La vedo difficilissima, soprattutto quando guardo Roma. Però quando guardo Roma vedo anche tanto territorio che non ha difese sul mare. E qualora io avessi delle portaerei con, mettiamo, 8 bombardieri e 8 testate nucleari tattiche, forse Roma potrebbe diventare l'ombra di se stessa. Alla prossima!